A che punto sono i cantieri per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco a 11 anni dalla consegna lavori e che cosa manca per poterla inaugurare? Lo chiede un'interpellanza del consigliere comunale del gruppo misto Fabio Bristotta al comune di Belluno, inviata per conoscenza anche al prefetto Adriana Cogode. C'è anche una breve cronistoria che inizia con la consegna lavori nel 2009 e la bonifica dei materiali bellici all'ex caserma Toigo, un tempo utilizzata dall'esercito. Attraverso l'interessamento che certo non dovrà mancare da parte del sindaco della città capoluogo, chiedo di far luce sulla nuova caserma dei Vigili del Fuoco, i cui lavori sono stati assegnati ancora nel 2009 e nonostante gli 11 anni passati ancora non trova compimento. Una realtà è troppo importante per non essere finalizzata in termini di interventi definitivi sia dal punto di vista edilizio sia dei servizi e dei sottoservizi, è importante proprio per il ruolo esercitato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in una provincia ahimè già notoriamente delicata e endemicamente fragile, per cui una struttura di cui tutta la nostra comunità ha bisogno. Il progetto ha anche una scala più ampia. Il campo macerie, ma non solo quello, ha una valenza sicuramente regionale, forse anche nazionale, proprio per l'estrema articolazione dei percorsi e della didattica che là può essere fatta per i cani da macerie e per l'unità cinofile in genere. Al netto di questo, che rappresenta una parte, auspicio di tutta la cittadinanza della provincia che veramente si possa inaugurare. Alcuni impianti intanto mostrerebbero i segni del tempo. L'ho saputo in modo informale, d'altro canto realizzazioni che hanno già 8, 9, 10 anni hanno come ampia probabilità il fatto che possano essere già paradossalmente guaste in parte o totalmente proprio perché mai utilizzate. Spero che proprio questa interpellanza porti a muovere tutta la realtà politica in modo trasversale per riuscire a completare e inaugurare un'opera che, ripeto, è determinante.